possibile che Morgan si sia presa l'unica figlia che non ho mai avuto. Quanta capacità di sopportazione credete che abbia in me? Io per dessert alla festa di sua zia penso di portare della frutta fresca. E ci nasconde sotto una torta di ricotta? Ah, no. Non vorrete un dolce così ricco dopo un pranzo così pesante, credo. Sì, lo vogliamo. Niles, dà un'occhiata al manifesto dello spettacolo. Vero che Morgan sembra incredibilmente... Oh, orrenda, orrenda! Me lo faccia vedere. Oh, no, sta benissimo. La foto è ritoccata. Wow! Oh, Maxwell, ho visto il manifesto di Morgan, lo trovo così... Sì. Francesca è ancora piuttosto sensibile nei confronti di Morgan. Ah, ho capito. Non le pare uno schianto? Voglio dire, calda, sexy. Perché fa di tutto per ferirmi? Io non ho avuto niente, prendo un piccolo stipendio, non ho un uomo nella mia vita e probabilmente morirò sola come un cane. Tenga. Oh, tata Francesca, mi dispiace, creda. Dio, mi sento un verme. Fregata. Oh, sarei stata sul serio, un'ottima madre. Guardi qua, sono quasi le 9. Quale irresponsabile può tenere un ragazzo alla scuola serale? Un ragazzo ha bisogno di dormire, no? Francesca, vado da Eric, torno fra un paio d'ore. Vai, caro, divertiti. Francesca, non crede che la sua rabbia, la sua depressione le possano derivare dalla convinzione che Morgan abbia qualcosa che lei non ha avuto? Tipo cosa? A parte quasi tutto. Non si tratta di me e di Morgan. Da quando Maggie ha quel lavoro, io non la vedo neanche più. Mi pare di non avere niente da fare. Non può occuparsi degli altri due figli? No. Preferisco stare alla larga da loro. Gli devo dei soldi. Oh, papà, questo lavoro è così divertente. Morgan è una donna favolosa. Sto imparando molto da lei. Mi stai uccidendo! Oh, non se la prendo, Francesca. Questo lavoro è la cosa migliore che poteva capitare alla nostra Maggie. Giusto. Allora vado in Europa con lei e rinuncio al college. Ora sto uccidendo me!